Amici della Matrioska, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ben ritrovati. Ciao, anche te, Mauri. Silvia. Sei in forma? In forma, sì. Oggi ci aspetta una puntata straordinaria, puntatona veramente incredibile. Una grande puntata. Sai che noto questo tuo bel giubbottino, oggi ti fa molto trendy, Sì? Oggi siamo tutti col giubbottino, ma sai quest'aria così invernale ci oggi porta. Serve, sì. Lo stesso pelo anche, complimenti. Che affinità. Bene, no, dicevo puntata straordinaria, puntata veramente molto dinamica. Siamo tornati in terra di Romagna, Silvia, sì. Siamo a Saludecio, un comune in provincia di Rimini. Noi ci troviamo qui davanti a questa bellissima porta Montanaro, una porta straordinaria, perché dietro questa porta c'è un borgo medievale incredibile, un comune incredibile, incantevole, molto bello, ricco di grotte, ricco di murales, veramente una storia straordinaria. Quindi oggi è una puntata veramente molto piena, sì, molto ricca. Vi chiediamo veramente di incollarvi davanti al televisore, perché ne vedremo veramente delle belle. E noi cominciamo. E a proposito di belle, loro si vedranno che cosa? La clip di Saludecio. A dopo. Il comune di Saludecio in provincia di Rimini conta 2.989 abitanti su una superficie di 34 km quadrati a un'altitudine di 343 metri. Situato in collina, si trova ai confini con le Marche ed è raggiungibile lasciando l'antica via Flaminia e seguendo la vallata fluviale del Conca. Definito giustamente balcone dell'Adriatico, dalle sue mura malatestiane lo sguardo può spaziare fino a Porto Corsini e Milano Marittima verso nord e fino al Monte Conero verso sud. Il territorio ha una conformazione varia e presenta verdeggianti vallate, attraversate da piccoli fiumi e torrenti quali il Tovollo, il Ventena e il Rio. Il comune di Saludecio, che fa parte dell'Unione del Val Conca, dal 1992 è rientrato nei confini della provincia di Rimini. Secondo la tradizione umanistica, il toponimo deriva dal nome di Publio Decimus, che in guerra contro Umbri e Sanniti fu spinto qui da un attacco dei Galli, mentre altri fanno derivare il toponimo a San Laudicio, originario della Tracia. Dal 1991 il centro abitato di Saludecio è rinnovato grazie a una serie di murales ispirate alle innovazioni dell'Ottocento, e in ogni anno, in occasione della manifestazione 800 Festival, il murales si arricchisce. Oltre alle mura malatestiane, il turista può ammirare la Porta Montanara, la Porta Marina e la Torre Campanaria, oltre alle tante chiese come la Parrocchiale San Biagio con all'interno la Madonna della Misericordia, il Santuario della Madonna del Monte, il Complesso di San Girolamo, oltre alle tante belle chiese sparse per tutte le frazioni del comune di Saludecio. Amici della Matrioska, come di consueto andiamo a conoscere il primo cittadino di questo comune straordinario, comune di Saludecio, e però lo facciamo in una versione un po' particolare, perché veramente Saludecio è definita una terrazza sull'Adriatico. Noi siamo questo balcone meraviglioso in cima di questa torre, che c'è una vista meravigliosa, straordinaria. Io so che da qua sopra, sindaco, si vede praticamente tutto, vero? Sì, tutto l'Adriatico, il Conero, la Ravenna, Ancona. Quindi veramente un posto incredibile, come credibile il comune dove lei amministra, vero? Sì, in effetti io ho avuto la fortuna, senza saperlo, di essere il sindaco di uno dei comuni più belli della provincia di Rimini, se non il più bello, e non solo. Quando sono arrivato qua non mi rendevo conto delle possibilità, di tutte le possibilità che aveva questo comune, certo, questo territorio. Ma adesso che ci sono arrivato ho cominciato a capire che qui ci sono secoli di cultura, ci sono stati letterati, studiosi, ci sono stati, faccio un esempio, Francesco Modesti è un letterato del Cinquecento che ha scritto La Veneziade, che è un libro famoso nel Cinquecento che abbiamo recuperato e ricomprato nel nostro archivio storico. Ci sono stati letterati veramente di livello. Certo che lei, sindaco, cominciando già a parlare della storia, di tutto quello che c'è di bello da vedere, mi sorge spontanea la domanda di rito che facciamo sempre: perché invitare chi ci segue da casa a venire qui a Saludecio, allora? Perché da un punto di vista, partiamo dall'enogastronomia, praticamente abbiamo una ventina di ristoranti sparsi sul territorio di livello altissimo. Non posso fare nomi perché non è il caso di fare pubblicità, ma ci sono veramente dei cultori della cucina qui a Saludecio, persone che studia e porta quello che studia nei propri ristoranti, ce ne sono alcuni veramente di livello altissimo. Certo. Non solo, ma Saludecio anche dal punto di vista dell'olio è il comune dell'Emilia Romagna che ha più ulivi, qui ce ne sono una quarantina di migliaia, ed era in passato una risorsa, adesso lo è sempre di più col fatto che ci sia il DOP della provincia di Rimini.
Non solo, ma il paesaggio è stupendo, il centro storico di Saludicio è eccezionale, pieno di arte, la di gente cultura. È incredibile, la gente è incredibile, sì, dei romagnoli, no? Tipico, no? Dei romagnoli. Poi abbiamo anche altri due borghi minori, che sono Cereto e Meleto, certo. Molto importanti, che dopo voi visiterete. Quindi tante buone ragioni, insomma. Sì, certo, ma tantissime. Qua. Poi certo. C'è l'aria buona, il mare, una visuale impressionante. Progetti per il futuro, sindaco, so che c'è tante cose, no? Intorno, anno scorso, è venuta l'idea al direttore artistico di 800 Festival di lanciare un marchio che si chiama 800 Festival Eventi. 800 Festival è l'evento che ha fatto sì che Saludicio venisse conosciuto a livello nazionale, diciamo, certo. Anche perché vediamo che certi spettacoli che vanno qui poi girano il mondo, perciò c'è stata questa scelta di andare a creare intorno al marchio anche la possibilità di agganciarci l'economia. Infatti è in studio una festa legata alle grotte del paese, nelle quali tutte cose che noi poi dopo vi proporremo, sì, certo, vi vedere, quindi... nelle quali verranno proposti i prodotti tipici delle grotte di queste zone. È nata nel frattempo Notte Nera Teatro Meleto, che sono dei noir ottocenteschi riportati in un borgo storico, cioè e praticamente è servito da volano anche per tutta l'economia, per creare, diciamo, un indotto ed tutto... è quello che ho voluto io, perché mentre prima Saludicio fino a 10 anni fa non aveva posti letto, i ristoranti erano pochissimi, adesso abbiamo 300 camere, cioè 300 posti letto, perciò anche dal punto di vista turistico anche... è cresciuto. Non solo, ma anche da un punto di vista agricolo abbiamo delle aziende che sono riuscite a superare il periodo difficile nel quale c'è stato il trapasso dall'azienda familiare piccolina con i terreni sparsi un po' a destra, un po' a manca, e in realtà alcuni ragazzi sono riusciti a sopravvivere a questo tipo, ecco, diciamo, di cambiamento. L'economia allora del posto prevalentemente è agricola allora? Sì, è agricola, però nel frattempo abbiamo una zona artigianale più lontano possibile verso vicino a quella di Morciano con 25 artigiani, abbiamo una trentina di artigiani, abbiamo il discorso dell'oliva con i frantoi, certo. Abbiamo il turismo che comincia a essere importante, abbiamo riaperto la biblioteca Francesco Modesti che verrà inaugurata il 20 di quindi prossima dicembre. Apertura. Poi anche siamo il teatro state preparando. Il teatro verrà inaugurato a luglio, il teatro Giuseppe Verdi di Saludicio con circa 300 posti, ed è molto bello, è qua sotto, fra l'altro nel palazzo comunale, certo. Verrà inaugurato a febbraio. Perciò c'è un investimento sulla cultura impressionante, non solo abbiamo recuperato tutta la via Roma, è stato un investimento grosso per il nostro comune, con tutte le grotte, salvando tutte le grotte che ci sono sul sottosuolo, cercando, infatti voi guardando la via Roma trovate la mappa di tutte le grotte attaccate ai muri delle case. Devo anche ringraziare perché praticamente avete avuto il vostro responsabile ci ha chiamato, certo. Perché noi in effetti abbiamo lavorato molto sotto sotto e non abbiamo venduto quello che abbiamo fatto. A volte la comunicazione però, è quello che poi pecca poi di più, però per molte volte far conoscere i posti. Lo puoi fare solo quando hai raggiunto certi scopi. Cioè, diciamo che siete a tiro, no? Sì, sì, siamo vicini. L'unica cosa da recuperare è rimasto l'ufficio del sindaco, il palazzo comunale, che è il più degradato ci della provincia. Ci vive lei tanto, sindaco. Sì, poi il mio successore deve far fatica anche a lui, perciò non glielo metto. Tra l'altro, sindaco, io so che lei vuole menzionare due cittadini onorari per eccellenza. Gli unici due che abbiamo. Vabbè, insomma, gli unici due per un comune così è di tutto rispetto, quindi insomma sì. Direi che vale la pena proprio menzionarli, e sono? La suor Clementina Zagari, che viene dalla Calabria, che ha gestito per 40 anni, anche quando c'era miseria, l'opera Pia Beato Amato Ronconi, certo. ha mandato avanti i 20 vecchi da sola. O con la sua collega che adesso è morta, e poi l'altro cittadino onorario Raul Casadei, che praticamente a Saludicio faceva il maestro elementare. Ah, addirittura. E praticamente a Saludicio negli anni 60, nel 63, lui aveva una pluriclasse in campagna con 4 classi. Sì. Abbiamo rintracciato anche i registri. A Saludicio, quando c'era tutto lo spopolamento delle campagne, scrisse La mia gente, che è una delle sue belle canzoni. Infatti, lui di sotto nel mio ufficio c'è la sua chitarra con la dedica Grazie Saludicio. Alla levata è nata la mia gente, grazie a Saludicio, Raul Casadei. Sindaco, mi ha veramente incuriosito, non vedo l'ora di andare a scoprire Saludicio nei particolari, la compagnia 800 Festival, le grotte, tutto quello che c'è di bello da vedere. Io le auguro buon lavoro perché so che ha veramente tanto da fare, e noi ci vediamo subito dopo.